Gli inizi degli anni Ottanta sono anni in cui l'enologia italiana e in particolare l'enologia toscana iniziano a produrre dei vini di alta qualità che sono di più l'espressione della loro anche fantasia, ma soprattutto della loro abilità, dei loro terroir migliori, interpretati in una maniera innovativa. Il fatto di essere soprannominati o comunque battezzati subito come Super Tuscan hanno goduto dell'importanza, della forza della parola toscana e hanno dato prestigio nello stesso tempo alla Toscana di qualità, alle produzioni toscane di alto pregio. E mettono in risalto non solo le peculiarità dei terreni, dei vitigni, ma proprio la libertà e le capacità di esprimere al meglio certe caratteristiche da parte dei singoli produttori. Il successo di questi vini è stato uno stimolo per tutti i produttori e anche per nell'interpretare i vini delle denominazioni, puntando a degli obiettivi più alti, sia qualitativi ma anche di creatività nell'interpretazione degli stessi. Circa 30 anni fa, che era una razza di estinzione, la Cinta Senese, e alcuni allevatori hanno messo assieme il consorzio della Cinta Senese, che oggi vanta di almeno 30 allevatori in provincia di Siena. Questa razza è chiaro che è nobile, e anche il grasso diventa nobile, perché la Cinta Senese si alimenta di prodotti naturali, di prodotti del bosco, quindi ghiande, quindi razzola nel bosco, quindi in stato brado, l'alimentazione è sana e naturale, quindi è un prodotto eccellente. Nasce come un prodotto adatto più ai salumi, quindi abbiamo il prosciutto per la parte nobile, per le cosce, capocollo, e per quanto riguarda anche i salumi, salami e la spalla. Per invece per la carne non c'è un grande consumo, proprio perché negli ultimi anni ci stiamo affacciando a delle sperimentazioni molto interessanti. Noi facciamo la bassa temperatura, rigeneriamo, partiamo con le parti meno nobili, quindi zero spreco, la pelle del maiale di cinta bollita moltissimo, degli aromi eccetera, poi essiccata e fritta, viene tipo un popcorn, quindi una situazione veramente interessante. Parlo quasi di un prodotto di scarto, ma del maiale non si butta via niente. In questo periodo stiamo abbinando un piatto molto interessante, delle piramidi di pasta fresca con la cinta senese e lo zafferano di San Gimignano. Quindi un nostro prodotto insieme a un'altra DOP d'Italia, un IGP, è un prodotto di grande gamma, e soprattutto abbiamo la gamma di alto livello delle eccellenze della provincia di Siena, che vanno tutelate e vanno portate avanti con orgoglio e soprattutto aiutando i piccoli artigiani.